Stiamo con Gabriele Cornalba sull'Harmony of the Seas, la nave più grande del mondo. Ce ne parli un po'? Certo, la nave più grande del mondo e anche la nave più innovativa e più stupefacente del mondo. Dal punto di vista ingegneristico, l'unica che può vantare a bordo un bionic bar, un bar integralmente robotico, l'unica che può vantare una connessione VOOM, una delle connessioni più veloci al mondo in navigazione satellitare. 20 soluzioni di ristorazione, diverse tipologie di sport che vanno dal pattinaggio al basket, il pallacanestro con mini golf, eccetera. Quindi tutta una serie di innovazioni che sono veramente uniche. È una nave divisa in quartieri, con Central Park, la Boardwalk, l'area negozi, la Royal Promenade, che è questa nostra passeggiata con locali, un agorà dove ci si può ritrovare. Quindi sotto ogni profilo una grande innovazione dal punto di vista croceristico. Parlando un po' più nello specifico della parte sportiva, abbiamo visto tantissime attività che possono provare, insomma, le varie persone che salgono su questa nave. Certo, allora, intanto una premessa doverosa: tutte le attività sportive che ci sono a bordo della Royal Caribbean sono free, quindi sono gratuite per chi ha acquistato una crociera con noi. Da qui la Harmony offre veramente l'impossibile. Partiamo dalle due piscine che abbiamo a poppa, una che permette di fare hydrospeed e l'altra invece che permette di fare surf, con maestri che insegnano e guidano al processo di diciamo così learning, di acquisizione del gesto tecnico per poter rimanere in piedi su questa tavola. Abbiamo un campo da basket regolamentare che può anche essere trasformato in un campo da calcetto. Abbiamo un campo da mini golf, 9 buche, libero senza nessun tipo di fee di prenotazione. Abbiamo due pareti d'arrampicata, anche in questo caso si può avere accesso a queste pareti solo ed esclusivamente quando ci sono i maestri che ovviamente aiutano, spiegano e mettono in sicurezza, però anche in questo caso sono due pareti che portano fino a 60 metri sul mare e ti danno la possibilità di esercitarti in una palestra di arrampicata su roccia. Oltre a tutto questo c'è un palazzetto del ghiaccio che si chiama Studio B, che oltre chiaramente a presentare degli spettacoli fatti dai nostri professionisti ha la possibilità di noleggiare, offre la possibilità di noleggiare le attrezzature ovviamente gratuitamente e di pattinare sul ghiaccio a determinati orari durante la giornata quando il fondo di ghiaccio è stato rifatto, perché ogni 3 ore chiaramente va rifatto. E queste sono alcune delle possibilità che offre la nave. In aggiunta a questo poi ci sono le attività anche per i più piccoli che sono all'interno di mini club, che vanno da ping pong a quello che ormai secondo me è lo sport più diffuso, cioè Xbox o PlayStation, e dove si fa un po' meno fatica ma bisogna comunque mettere in campo delle doti di abilità non indifferenti. Poi abbiamo visto questi due scivoli fondo nave, insomma, che sono la parte, diciamo, che colpisce di più anche non i più piccoli ma anche i più grandi. Sì, allora c'è questa novità che è rimasta top secret per un anno e si chiama il D-Abyss, uno scivolo che porta dal ponte 16 al ponte 6, quindi 10 ponti in caduta libera, è aperto a tutti e anche questo è gratuito e offre, diciamo, la possibilità di sperimentare un po' di brivido, ma io direi di sì, perché poi quando sei in quel tubo e stai venendo giù in caduta libera, secondo me un po' di brivido c'è. Oltre a questo abbiamo altri due scivoli ad acqua che sono in centro nave, che finiscono in piscina, e questi sono magari più ludici, ma non manca il brivido, perché con l'acqua la velocità raddoppia, quindi è un pochettino più corto ma molto divertente.